Mestre, 2017. Anastasia Shakurova è una ragazza russa di 30 anni. Li ha compiuti il 31 marzo. Nonostante la giovane età, Anastasia ha alle spalle un matrimonio finito. Lei e Davide, un 37enne di Marcon, si erano conosciuti a Mosca, dove lui si era recato per lavoro. Poi insieme erano tornati in Italia per sposarsi. Il matrimonio tra lei e Davide è durato pochissimo. Hanno deciso di separarsi in maniera consensuale, rimanendo in ottimi rapporti. Avevano avviato la pratica di separazione di comune accordo. Anastasia si è laureata in Russia e ha trovato lavoro in Italia presso un'agenzia di tessera come centralinista. Nella stessa azienda lavora come formatore Stefano Perale, un uomo di 50 anni, laureato in lingue con vari master all'estero. Vive da solo a Chirignago, fa l'insegnante di inglese. Ha un appartamento in via Abruzzo 14. I suoi vicini parlano di lui come di una persona educata, silenziosa e tranquilla. Perale ha una vita sociale molto vivace. Ogni giovedì sera organizza una bevuta in compagnia dei suoi allievi dei corsi che ha chiamato Do You Spritz English? Un modo originale per passare del tempo insieme bevendo un bicchiere e parlando soltanto in inglese. Anastasia e Stefano si sono conosciuti nel 2014. Lei ha iniziato a seguire un corso di inglese tenuto dal professore. Si sentono spesso, diventano amici e spesso vengono anche visti insieme. Sul posto di lavoro, la ragazza ha conosciuto anche un suo coetaneo, Biagio Buonomo, un ingegnere aerospaziale. Biagio ha vissuto in Campania, a Sant'Antimo, fino alla morte di sua madre 7 anni prima. Poi ha cominciato a girare l'Italia per lavoro, dopo essersi laureato in ingegneria all'Università Federico II di Napoli. Anastasia e Biagio si fidanzano e lei decide di seguirlo a Gallarate, vicino Varese. Stefano Perale, il professore cinquantenne, è innamorato di Anastasia. Tra loro ci sono molti anni di differenza. Lui se ne rende conto, ma tenta di mantenersi sempre giovane. Fa il brillante. Si dimostra disponibile nei confronti della ragazza. Un amicone. Per lui, Anastasia è diventata una vera ossessione. Un giorno, sapendo che la ragazza sta tornando in aereo in Italia dalla Russia, le invia un SMS. Buon viaggio, piccola mia, ci vediamo dopo, cara. Sono le 19:06 del 29 ottobre del 2016. Stefano Perale ha deciso di andare a prendere Anastasia in aeroporto. Per accoglierla al meglio, compra anche un bel mazzo di fiori. È convinto che quella sera riuscirà a conquistarla. Quando l'uomo raggiunge l'aeroporto pieno di speranze, in brevissimo tempo le sue aspettative vanno in fumo. Anastasia, appena arriva, si dirige ad abbracciare il suo fidanzato Biagio, che la sta aspettando. Stefano è in disparte. Vede quella scena, per lui quella serata, che doveva essere romantica all'insegna della speranza di conquistare Anastasia, si trasforma nell'incubo più triste. È sconvolto. Alle 22:49 di quella sera, Perale scrive un messaggio alla ragazza. Il mio cuore è morto. Mi hai distrutto, Anastasia. Non lo meritavo affatto. Adesso mi resta un dolore immenso e una sofferenza terribile da affrontare. Non mi riprenderò mai più da questa ferita che mi hai inflitto. Grazie a te e al tuo comportamento terribile, un uomo meraviglioso che ti amava e adesso un uomo distrutto. Anastasia non risponde. Dopo soli 4 minuti, Perale ne invia un altro. Adesso la mia vita sarà solo cercare un modo per sopravvivere fino al giorno in cui morirò. L'uomo continua. Sto letteralmente morendo di dolore. Questa serata sembra uscita dal peggiore incubo che la mente umana possa concepire. Anastasia quei messaggi li legge, ma decide volutamente di non rispondere.
lo farà soltanto 2 giorni dopo. Mi dispiace per quello che è successo. Non ho mai fatto doppi giochi con te. Perché sei una persona onesta e buona e non volevo farti del male. Ti ho sempre detto la verità, che una storia tra noi sarebbe stata difficilmente realizzabile. Dunque, Anastasia gliel'aveva detto. Una storia tra di noi è difficilmente realizzabile. Ma Stefano Perale non aveva voluto ascoltarla. E il 3 novembre Perale scrive di nuovo ad Anastasia. Quando si soffre così tanto, è quasi impossibile rimanere lucidi. Lo sai che sabato notte non ho chiuso occhio. Ho sofferto dolori terribili alla testa che mi sembrava scoppiare. E ho quasi fatto un infarto, lo sai questo? La vita di Anastasia e Stefano scorre in maniera differente. Lei ha le prese con il suo trasferimento a Gallarate, vicino Varese, dove ha iniziato a convivere con Biagio. Lui in balia dei suoi sentimenti, non ricambiati, e delle aspettative disilluse, dopo essersi reso conto che Anastasia non sarà mai la sua donna. A Pasqua del 2017, Biagio presenta Anastasia alla sua famiglia. Sono raggianti. Danno alla famiglia di Biagio una splendida notizia. Anastasia aspetta un bambino. Dopo la grande delusione di Stefano, i rapporti con Anastasia per un po' si interrompono. Soltanto nel gennaio successivo l'uomo aveva provato a ricontattarla. Good morning, dear Anastasia. How are you? And how's everything over there? Hi, Stefano. Yes, of course. Il 13 gennaio del 2017, Perale le aveva scritto. Ciao, cara Anastasia. Come state? Tutto bene? Dai, tranquilla. Fammi sapere quando possiamo sentirci, anche oggi se vuoi, ok? Buona giornata. Ciao Stefano, tutto bene? Sì, se vuoi ci sentiamo. Perale le invia altri messaggi. Grazie per avermi ascoltato e per aver parlato con me. Sei una persona molto importante nella mia vita, ti voglio tanto bene. Un caro abbraccio. Nei giorni successivi, Perale continua a scriverle. Come va, cara Anastasia? Come mai non rispondi? Spero tutto ok. Hai provato a sentire il notaio? Un abbraccio con amicizia e affetto. Anastasia gli risponde. Tutto bene, Stefano, non preoccuparti. Perale scrive ad Anastasia praticamente ogni giorno, dichiarandosi suo amico, ma mostrando chiaramente di avere ancora un debole per lei. In un ennesimo messaggio le scrive. Ciao cara, come stai? Sto provando ad offrirti la mia amicizia, so che l'hai capito. Perché non mi rispondi? La ragazza ribatte. Ciao Stefano, tutto bene? Sono incasinata con un sacco di cose da fare. Ci sentiamo magari nel weekend. Tu tutto bene? La ragazza ha capito chiaramente che Stefano prova qualcosa per lei e decide di spiegargli che è molto innamorata di Biagio, che hanno dei progetti. E racconta a Stefano del suo trasferimento in Lombardia. Per sdrammatizzare, la ragazza gli scrive: beh, certo, non è come la mia Venezia. Venezia, la mia Venezia, poverina l'Anastasia. Ma dai, come on, Venice is always here waiting for you. Don't worry, be happy. Ci vediamo oggi alle 4 per la lezione, va bene? Su Skype. Scappo adesso. E mia Venezia, quanto mi manca. Ok, mandami qualche fottina della mia Venezia. A dopo, ciao ciao, bye bye. Stefano sembra aver colto e compreso la sincerità di Anastasia. Sdrammatizza. Le dice che la sua Venezia è sempre lì che la aspetta. Si offre anche di continuare a darle lezioni di inglese su Skype. La ragazza accetta. Il 22 aprile 2017, Stefano Perale invia un ennesimo lunghissimo messaggio su WhatsApp ad Anastasia. Lei e Biagio hanno annunciato alla loro famiglia di aspettare un bambino. Stefano lo ha saputo. Le scrive: se tu sei felice, se per te è una relazione bella e importante, allora voglio che tu sappia che questo mi fa sentire bene.
mi fa stare felice per te. C'è stato un tempo in cui io ti ho amato di un amore profondo e sincero, anche se non ricambiato. Quel sentimento veramente così bello e così vero che ho provato per te rimane il momento più intenso e importante della mia vita, questo te lo dico con il mio cuore, il cuore dell'uomo onesto e sincero che hai conosciuto. Intanto, Anastasia ha da poco preso casa a Gaggio nell'entroterra veneziano, dove conta di trasferirsi con Biagio. La ragazza crede alle parole di Stefano, pensa che ormai il suo sentimento per lei sia solo un ricordo e decide di presentargli il suo nuovo compagno. Stefano, Anastasia e Biagio si incontrano per la prima volta il 27 maggio del 2017. 21 giorni dopo, il 17 giugno, Stefano Perale invita a cena a casa sua Anastasia e Biagio. Perale le scrive: «Vi aspetto per le 20:30, ok?» «Ok, meglio vino rosso o bianco?» gli chiede Anastasia. «Forse rosso», ribatte Perale. Poco dopo, Anastasia scrive: «Stefano, facciamo 20-30 minuti di ritardo, dopo ti spieghiamo». «Va bene, tanto io sono qui a casa e tutto pronto». Poco prima delle 21:30, Anastasia scrive: «Stiamo arrivando». I ragazzi arrivano a casa di Perale alle 21:30, in ritardo di un'ora. Appena arrivano, Stefano è molto ospitale. Offre subito loro un cocktail di benvenuto. Ha preparato per i ragazzi un mimosa, prosecco allungato con acqua e sciroppo di amarena. Ai bicchieri di Biagio e Anastasia, però, Stefano Perale ha aggiunto anche la polvere di 15 compresse di Stilnox, un potente sonnifero. Perale ha in mente un piano. Ha organizzato tutto nei minimi dettagli. Quella sera deve finire come ha deciso lui. La sua mente non è disposta a tollerare oltre. Anastasia e Biagio, che sono felici, che vanno a vivere insieme, che aspettano un bambino, è troppo. Quella notte di maggio, nessuno dei vicini di Perale si accorge di nulla. Non si sentono rumori, né lamenti provenire dalla sua villetta. Eppure lì dentro è un inferno. Un inferno silenzioso, che si interrompe soltanto con una telefonata al 113 in piena notte. E Stefano, che chiama e dice: «Ho ucciso due persone». Dopo aver stordito con il sonnifero sciolto nel cocktail i due ragazzi, Perale si avventa su Biagio. Su di lui, infatti, il sedativo non ha fatto ancora effetto. Biagio è semplicemente intontito, ma riesce a capire quello che sta succedendo. Così Perale lo colpisce con una spranga. Per 6 volte. Mentre il povero Biagio tenta disperatamente di difendersi, Perale non ha pietà. Poi tocca ad Anastasia. Perale ha piazzato una telecamera davanti al suo letto. Altre riprese, 8 video, vengono fatte con il suo telefono. Perale è nudo e sta per cominciare le sue sevizie sul corpo inerme di Anastasia, che è incinta di 5 mesi. Per pochi istanti la ragazza riprende conoscenza. «Cosa fai?» gli chiede, prima di svenire di nuovo, ma lui le preme uno straccio sul volto. «Te l'avevo detto che te l'avrei fatta pagare», le dice Perale. La chiama cagna, puttana. La insulta, mentre la telecamera riprende le sue violenze. I video sono stati depositati dal GIP Marta Paccagnella e vengono visionati sia dall'accusa che dalla difesa. Secondo l'accusa, Perale ha progettato di uccidere Anastasia e il fidanzato già nell'autunno precedente, il giorno in cui l'aveva attesa inutilmente all'aeroporto. L'uomo ha preparato tutto nei minimi dettagli. La prima ad avere notizie della tragedia è Simona, la sorella di Biagio. Il ragazzo aveva ancora la residenza a casa sua, a Barano d'Ischia, dove si era recato per votare la settimana precedente. Simona ha dovuto informare il padre dell'accaduto. Viene avvisata anche la madre di Stefano Perale. Le dicono che suo figlio è in carcere, accusato di aver ucciso 2 persone. La donna è disperata.
a bordo di un furgone bianco, guidato da un cognato, arriva in via Abruzzo 14 e viene sentita dagli inquirenti. Dopo la scoperta del duplice agghiacciante delitto, la polizia si era rivolto a Davide, l'ex marito di Anastasia. Davide è sconvolto. I genitori di Anastasia vengono avvisati e partono subito per raggiungere l'Italia. Intanto vengono analizzati i cellulari di Stefano Perale, che per gli inquirenti rappresentano la chiave del giallo. Vito Buonomo, il padre di Biagio, vive ad Aversa con la sua seconda moglie. Tutta la famiglia Buonomo parte alla volta di Venezia, dove nel frattempo viene effettuata l'autopsia sui due ragazzi. Il 20 giugno del 2017 vengono resi pubblici i risultati dell'esame autoptico. Anastasia era incinta al quinto mese di gravidanza, lo ha confermato l'anatomopatologo Antonello Cirnelli. La donna è stata soffocata con una violenta pressione protratta sul naso e sulla bocca. Biagio Buonomo è stato invece ucciso con un colpo contundente, una spranga, in un'azione violenta accanita e ripetuta. Il ragazzo è stato colpito in testa con 6 colpi. Sicuramente i due sono stati narcotizzati prima dell'aggressione. Questa ipotesi deve essere ancora confermata dall'esame tossicologico. La morte di Biagio è stata una morte violentissima. Il PM Giorgio Gava apre un fascicolo per duplice omicidio premeditato, con l'aggravante dell'uso di narcotico. Secondo quanto afferma l'accusa, Biagio Buonomo è stato ucciso a sprangate perché su di lui gli psicofarmaci avevano avuto un effetto blando. Perale aveva poi cercato di trascinare i corpi all'esterno, ma aveva deciso di arrendersi, stremato. Poi ci sono quei filmati di natura sessuale nei confronti di Anastasia. Stando alla cronologia della galleria del telefono di Perale, dopo aver stordito la donna con una massiccia dose di sonnifero, ha atteso che perdesse i sensi per poi iniziare a filmarla in pose oscene. In quei video dell'orrore, Perale continua a ripetere una frase tremenda davanti al corpo e poi al cadavere della ragazza. Non potevo permettere che tu fossi felice. La frase è stata pronunciata più volte, insieme ad insulti, sputi, ingiurie, mentre continuava ad abusare del corpo senza vita della povera Anastasia. Dai verbali dell'interrogatorio di Stefano Perale. Il 27 maggio 2017, quando tutti e due si trovavano in zona Mestre, passavano a salutarmi su volontà di Anastasia, la quale a tutti i costi voleva farmi conoscere Biagio, perché lei mi diceva che avrebbe avuto più libertà e tranquillità ad uscire con me. L'appuntamento di ieri sera era stato fissato alle 20:30. Io alle 20 preparavo un cocktail a base di mimosa, uno spruzzo di prosecco allungato con l'acqua, sciroppo di amarena e polvere di Stinnox. La polvere di quest'ultimo sedativo la producevo io, polverizzando una quindicina di compresse che erano contenute nel blister della confezione. Appena entrati nel mio appartamento, Anastasia e Biagio si sedevano a capotavola e io offrivo loro il cocktail di benvenuto preparato da me in precedenza. Verso le 22 la coppia ha cominciato a dare segnali di sedazione e io ho rivissuto tutto il mio dolore che la ragazza mi ha fatto provare. A questo punto separavo i ragazzi, mettevo Anastasia sul mio letto e Biagio sul divano del soggiorno in cucina. In camera da letto avevo posizionato Anastasia. Avevo messo anche gli stracci, il flacone di cloroformio, i flaconi di etere e dei guanti neri da giardinaggio. Spostati i due ragazzi, mi mettevo i guanti, imbevevo gli stracci con le due sostanze e mi portavo in cucina, aggredendo prima Biagio che si trovava sul divano. Biagio non voleva morire e opponeva forte resistenza, si dimenava alquanto violentemente. Allora andavo nello stipetto del disimpegno, dove ho un grosso tubo d'acciaio. Lo prendevo, mettevo del nastro isolante sul tubo e colpivo più volte alla testa l'uomo, che cercava comunque di reagire, riparandosi, dimenandosi. Questo è durato per diversi minuti, fino a quando l'uomo è collassato a terra. Ha iniziato a respirare male, a questo punto ho lasciato stare Biagio e sono andato in camera da letto, dove c'era Anastasia, che ormai era
assopita. A lei ho posizionato solamente lo straccio sul viso ed è bastato poco per non farla più respirare. Allora tornavo in cucina e vedevo Biagio che si muoveva ancora. Prendevo nuovamente gli stracci intrisi di cloroformio ed etere e li posizionavo sul viso. Mentre facevo questo, gli dicevo che mi dispiaceva e sapevo che lui non c'entrava nulla in tutto questo. Verso le ore 1:30 circa ho constatato che tutte e due le persone erano morte e dopo aver preso le chiavi della macchina di Biagio scendevo in strada. Stefano Perale carica nell'auto di Biagio gli strumenti usati per uccidere, insieme alla borsa di Anastasia. La sua intenzione è quella di sbarazzarsi dei corpi, di farli sparire. Ma cercando di trasportare il corpo di Biagio all'esterno dell'appartamento, percorsi appena 10 metri, stremato, decide di desistere e chiama il 113. Salivo nel mio appartamento, prendevo una torcia elettrica per muovermi al buio e trascinavo il corpo di Biagio, prima in ascensore, poi sul pianerottolo esterno, in quanto era mia volontà sbarazzarmi dei corpi. Preciso che, siccome l'uomo perdeva parecchio sangue dalla testa, prima di uscire di casa lo avvolgevo con della carta e successivamente con dei sacchetti di plastica, al fine di non lasciare tracce di sangue lungo il percorso. Giunto al pian terreno e dopo aver trascinato il corpo di Biagio per una decina di metri fuori dal portone d'ingresso del palazzo, mi rendevo conto che non potevo farcela. Salivo nuovamente in casa, pulivo la grossa chiazza di sangue di Biagio che si trovava davanti al divano in salotto e contattavo telefonicamente il 113 riferendo tutto l'accaduto. Dopo pochi minuti giungevano sul posto due volanti della polizia e io mi costituivo. Intanto gli inquirenti effettuano un nuovo sopralluogo nella villetta di Chirignago. I genitori di Anastasia sono stati ascoltati e hanno risposto a varie domande insieme all'ex marito della ragazza, Davide. Viene sequestrato un PC dall'appartamento di Perale. Ora è importante ricostruire l'attività online del professore e analizzare tutto il materiale presente sul suo cellulare. Secondo il padre di Anastasia, tra sua figlia e Stefano non c'era mai stata alcuna relazione. Perale era ossessionato da lei. L'avvocato della famiglia di Anastasia, Michele Maturi, spiega che i ragazzi si trovavano in Veneto perché volevano trasferirsi, lasciare Gallarate e iniziare una nuova vita, visto che entrambi lavoravano a Tessera. La perizia della procura definisce Stefano Perale un soggetto nevrotico, affetto da frustrazione sessuale a causa del suo disturbo di disfunzione erettile. Perale non è affetto però da alcun disturbo mentale rilevante ai fini di giustizia. La procura chiede il rinvio a giudizio, gli contestano di aver premeditato l'omicidio di Anastasia e del suo compagno. La prima udienza è stata fissata per il 18 maggio con il rito abbreviato. Nel maggio del 2018 viene concesso a Stefano Perale il rito abbreviato. Ha raccontato di soffrire di coprofagia, specialmente se rifiutato da parte di una donna. Secondo la difesa, è un elemento che potrebbe avere valenza sulla sua capacità di intendere e di volere. Agli atti del processo c'è anche un'integrazione di perizia dello psichiatra Gianfranco Ribellini, che dovrà essere consegnata entro il 18 giugno. Il giudice per le udienze preliminari, Roberta Marchiori, accoglie dunque la richiesta di rito abbreviato presentata dai difensori, ma anche dal pubblico ministero. La sentenza è prevista per il 25 luglio. Quel giorno arriva la sentenza di condanna a carico di Perale, come avanzato dal PM Giorgio Gava. L'avvocato della difesa, Monica Marchi, durante la prima udienza del processo aveva sostenuto che Stefano Perale avesse premeditato tutto e aveva aggiunto: «Non c'è un segno di pentimento, oltre a non essere assolutamente seminfermo di mente». Il GUP, Roberta Marchiori, accoglie la richiesta del magistrato e condanna Stefano Perale all'ergastolo. Il Corriere del Veneto precisa come Stefano Perale sia stato condannato a risarcire di 1,5 milioni di euro le famiglie delle due vittime costituitesi parte civile. La sua difesa ha tentato di convincere il giudice della piena incapacità di intendere e di volere del 51enne, tesi supportata da una perizia secondo la quale Stefano Perale
fosse in preda ad un delirio psicotico di gelosia quando ha ucciso i due ragazzi. I legali di Perale giocano la carta dell'incapacità di intendere e di volere, ma i periti del tribunale sostengono che fosse perfettamente sano di mente. La procura gli contesta anche di aver premeditato l'omicidio di Anastasia e del fidanzato. Gli inquirenti scoprono che, nonostante la sua brillante carriera universitaria e lavorativa, Stefano fosse un uomo molto insicuro a causa delle continue delusioni d'amore. Da quando aveva 22 anni, non era mai riuscito a costruirsi una relazione sana con una donna. Una volta si era innamorato di una ragazza cinese, con la quale si era recato da uno specialista per cercare di curare la sua disfunzione erettile. Al perito che lo ha interrogato, Perale ha raccontato: «È terribile. Non c'era solo Anastasia in quella stanza, mentre la spogliavo c'erano anche tutte le altre. Tutte le altre donne che lo avevano rifiutato o lasciato». Secondo la perizia psichiatrica effettuata per la procura dal dottor Rebellini, Perale è completamente capace di intendere e di volere, nonostante un'organizzazione nevrotica della personalità. Tra le accuse contestate dalla procura, oltre al duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, c'è anche l'accusa di procurato aborto e vilipendio di cadavere. Mercoledì 19 maggio 2019, per Stefano Perale viene confermato l'ergastolo in corte d'assise. Il 22 settembre del 2021 la Corte di Cassazione conferma la condanna all'ergastolo per Stefano Perale. È definitiva la decisione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia il 25 luglio 2020. La Cassazione ha deciso dopo una lunga camera di consiglio, eliminando una circostanza aggravante che però non incide sul trattamento sanzionatorio. Durante il primo interrogatorio, Stefano Perale, parlando di Anastasia, aveva detto: «Io a lei mi ero dedicato totalmente. Le volevo molto bene, ma lei mi ha deluso».